on the low. What's up with you, ho? Bitches smoking dro. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow. Cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. Fuck your broad, bitch. I bet I could. Salve a tutti, bentornati di nuovo sul mio canale. Siamo tornati qui su Ride 2. Questa volta vi voglio far vedere la prima moto sbloccabile, ossia la 800 Dragster, la brutale, e andremo subito a provarla e vi farò vedere che bestia è questa moto. È una delle mie moto preferite, se non la mia preferita. Purtroppo non ho potuto modificare neanche questo in quanto sono andato più avanti con la carriera, quindi va bene così, facciamo finta che l'abbiamo sbloccata adesso. È un MV, in poche parole la Dragster è una fusione tra la brutale 800 e la rivale. Eccoci qui con la nostra Dragster, una vera e propria bestia da dover domare. Allora, KTM 990 sulla sinistra, sto vedendo un pochino quali sono i miei avversari, perché sarà una da notare che tutto diverso rispetto a prima, rispetto alla 125. Questa è una Street Fighter, se non sbaglio, una Ducati Street Fighter, non ne sono sicuro, ma sì, è lei, perché l'hai fatta nera, è molto più figa rossa. Voglio precisare che, a parte la che la rivale e la brutale creano questa bestia, volevo dirvi che il nome Dragster non è tanto messo a caso, ma se cercate sul web, su internet, Dragster vi appariranno che vi dirà che è un sinonimo delle gare che fanno in America, le gare di accelerazione con le macchine con i motori fuori, cose di questo. Quindi infatti questa moto c'ha un'accelerazione e una coppia molto poderosa. No, mi scusi, mi devo ancora abituare con questa moto, perché è difficile, davvero difficile mantenerla. Oltre a ciò sto commentando, quindi sembrerò anche un balbuziente, un uomo con qualche problema, però cerchiamo di portarci a casa la vittoria. Davvero una bella moto, abbastanza equilibrata, anche se a volte fa i capricci, ed è consigliata sui tracciati non con traiettorie troppo lunghe. Per l'appunto si chiama Dragster, quindi è molto consigliata sulle gare di accelerazione, quindi percorsi più stretti, più corti. Però bisogna anche sapere averci la mano. Dopo che si è presa la mano, tutto a posto. Guardate come slitta, come subito vuole alzarsi la parte frontale. È una vera beppa. Adesso magari vi faccio vedere come tirarlo al massimo, cosa può succedere. Poi sicuramente userò il rewind per tornare indietro, tipo in questo caso. Si è alzata giusto un pochettino. Ok, andiamo anche a impennare. Wow! E finiamo così la gara. Va benissimo, dai, prima posizione. Sfida giornaliera completata, facile. Vabbè, ci stanno tre tipologie di sfide: facile, media e difficile, ossia in base alla difficoltà. Quindi per l'appunto ho fatto una gara con la moto di default, però mi ha sbloccato una sfida. Va benissimo così. Ok, ho tagliato il video per farvi vedere una nuova tipologia di gara che non ho ancora fatto, però ve la voglio far vedere, perché in questo gioco ci sono tantissime tipologie di gare che si possono affrontare. Questa volta vi faccio vedere un ultimo mio acquisto, che è questa, una GSX-R, una belva. Ok, le
Vediamo di fare del nostro meglio, anche se non conosco ancora la gara in sé per sé, perché 2 su 2, qua è un rettilineo. Ah, qui si devono cambiare le marce. Me lo dice adesso, Ciccio. Però credo che ce la facciamo. Ce la facciamo sì. Stiamo al massimo, max speed, massima velocità. Woo! 293 km/h. Mamma mia. Che figata. Ah, ci stanno le eliminazioni. Ok. Siamo pronti. 3, 2, 1. Vai con la prossima. Dai che ce la facciamo. Riprendilo. Riprendilo. Ce l'abbiamo fatta con la nostra GSX, però più avanti si andrà e peggio sarà. Mamma mia. Un tuono nel deserto. Guarda qui, che bellissimo, bellissimo. Non avevo mai provato questa tipologia di gara. Veramente bello, 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 bello. E adesso abbiamo la finale, vedremo che moto sarà contro di noi. Noi nel frattempo con la nostra GSX da poco acquistata, vedremo di non far brutta figura. Oh cazzo. È una Panigale? No. Oh, già sento il suo rumore, il suo suono, guarda lì. Ah vabbè, pensavo che era più difficile, invece no. Forse perché ci ho messo qualche ritocchino alla moto. Comunque, bella. Una bella sfida, una bella tipologia di gara. Carina davvero. Vediamo a quanto arriviamo. 2,94 questa volta, il massimo che riesce a raggiungere la GSX. Wow, bella, bella davvero. E siamo i campioni di questa sfida. E vabbè, abbiamo provato questa modalità. Più in avanti sicuramente si faranno ancora più toste, più dure le gare. Quindi la percentuale di difficoltà è sempre quello, come potete vedere, e non dovevo molto probabilmente elaborare la moto. Comunque è stata davvero una bella sfida. E magari ritorneremo di nuovo con le cilindrate più piccole, quindi suderemo ancora di più, o se no magari la prossima volta faremo queste altre gare qui. Qui è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.